Allora, Nora, la protagonista della commedia, è sposata da 8 anni con Thorvald Elmer, un direttore di banca dal quale ha 3 figli. Il ruolo di Nora nel suo matrimonio è molto semplice, cioè sostanzialmente farà donna di casa, ok? Il marito continua a chiamarla la sua allodola, il suo scoiattolo, senza prenderla troppo sul serio, trattandola anche in un modo un po' superficiale, ok? Elmer sostanzialmente gli dà solo delle direttive, e questo senza alcuna malizia in realtà, perché semplicemente ritiene che sia il normale rapporto tra uomini e donne, come vuole l'opinione del suo tempo, ok? A seguito della malattia del marito, il medico annuncia a Nora che l'unico modo per salvarlo è portarlo in viaggio in Italia, dove il riposo lo porterà alla guarigione. Essendo il viaggio però costoso e Nora non ha i mezzi, non trova altra soluzione che falsificare per iscritto, senza però conoscere la gravità del suo atto, la situazione del marito, ok? Quindi cosa succede? C'è una persona che presta dei soldi, Krogstad, a Nora, minacciando di rivelare tutto quanto al marito di Nora, ok? E Nora cercherà di combattere per impedire a Elmer di sapere cosa ha fatto a sua insaputa, ok? Alla fine però Elmer verrà a sapere del falso commesso dalla moglie, perché Krogstad invierà una lettera spiegando tutto a Elmer, ok? Elmer sarà disgustato, schifato, arrabbiato, pensando solo alla sua reputazione, penserà che è stato, che l'amore di Nora nei suoi confronti è stato solo uno stupido pretesto per comportarsi male, ok? Poco dopo arriva Elmer una seconda lettera, contenente il riconoscimento del debito, ok? Krogstad rinuncia a rendere pubblica la vicenda. Dopodiché Elmer, avendo visto riconosciuto il suo debito, in poche parole avendo risolto la situazione, perdona la moglie, ok? Però cosa succede? Qui Nora si rende conto di aver appena avuto la prima conversazione seria con suo marito da quando si conoscono, quindi non viene più trattata da bambolina. Da bambolina come la trattava anche il padre di lei, cioè il padre di Nora la trattava da bambolina. E quindi Nora a questo punto lascia il marito per capire meglio il mondo che la circonda e trovare le risposte alle grandi domande della vita che si è sempre posta, ok? In vista di un possibile ritorno a casa, nella speranza che la loro convivenza, come dice lei, possa diventare un vero matrimonio.